Segui La 7 anche su Instagram. La 7, ovunque con te. Torniamo ai trampiani italiani. Insomma, allora, è piaciuto parecchio la destra italiana, no? Allora, intanto per capire l'America profonda, oltre che accettare l'invito di Rondolino ad andare nel Nevada, prima o poi verremo, Fabrizio, farò il viaggio è impegnativo. Tu invece avevi dei cani adorati che ci ha parlato nell'ultimo libro, c'hai Coyote lì. Anche scritto un bel libro di cui, diciamo, per il quale gli facciamo i complimenti, anche la pubblicità. Quando si fanno i libri bisogna sempre promuoverli. Allora, Trump intanto fu eletto presidente degli Stati Uniti e quindi è stato un grande fatto democratico. A chi a volte confonde l'America con quella di New York, invito, più che di viaggiare, basta vedere i film di Clint Eastwood. Clint Eastwood, ultra novantenne, genio, ha raccontato questa America profonda, questi personaggi di provincia, questi che casomai anche reagiscono armati, Grande Torino, insomma ci sono tanti personaggi. Quindi consiglio, senza andare nel Nevada, uno più comodamente vede 7-8 dei film degli ultimi 20 anni di Clint Eastwood e si fa un'idea. Non quindi so Meloni se... e Salvini hanno visto troppo Clint Eastwood, dice. No, dico che così è il mondo, perché noi pensiamo, lei insomma viaggia, vede, poco Woody l'America Allen. Di New York, l'America di Woody Allen, è un'America che non è la maggioranza dell'opinione americana. Mi piace a Friedman. Però quando votano generalmente, poi ha vinto anche Biden, eccetera. Quindi l'America può cambiare. Detto questo, io ho l'impressione, poi sarò un dietrologo, ora ci sono le elezioni nel 24, quindi siamo già in un clima di preparazione delle primarie. A mio avviso i repubblicani potrebbero vincere, lo dico a distanza, Friedman ne sa più di me, americano. De Santis è considerato il governatore della Florida un candidato più moderato, più in grado di raccogliere al centro... Le rispondo subito. Vabbè, e prima devo dire quello che devo dire, se no come mi rispondi? Ho finito. De Santis potrebbe essere un candidato nel bipolarismo americano, repubblicani democratici, che si espande in un'area moderata. È meno allarmante di Trump. Uno De Santis, io non lo conosco, leggo i giornali, vedo la TV, nessuno se lo immagina per ora a camminare sul congresso. Cioè, ma ci siamo sbagliati allora, su Trump? Io penso, c'è un delinquente come dice Rondolino, è un grande politico. Non è colpa mia, non vedo le cose del mondo, non influenzo l'America, le confesso, non dipende da me. Concludo dicendo che a mio avviso questo attacco tardivo a Trump, la donna, la roba, lascia il tempo che trova, insomma, per carità, sarà un riprovevole. Puzza, secondo lei? Mi pare un modo per riportare Trump in auge, così Trump che vuole fare il candidato, fa il candidato, la dice esagerata. Secondo me è il capello che condanna Trump. Uno con quel ciuffo non va bene. Rondolino già si presenta, Minzolini, più tranquillizzati anche.